diciamo, quello che mi ha spinto ad affidare mia figlia alla Madonna è stata la motivazione. Per qual è la motivazione? Che è importante. Allora, la motivazione, diciamo, è quella di chiedere una grazia alla Madonna. Però raccontiamo qual è questa grazia, perché noi ce l'abbiamo proprio qui, questa grazia. Sta proprio a fianco a noi. Raccontaci questa cosa. Allora, niente, all'incirca due anni fa avemmo una brutta notizia riguardo un nipotino. Questa cosa ci sconvolse ovviamente, perché fu un fulmine a ciel sereno. E diciamo, la bambina, vedendo la nostra disperazione, il nostro pianto, con il passare del tempo si avvicinava all'evento della festa della Madonna della Pace, e un bel giorno mi disse: mamma, io voglio fare l'angioletto perché voglio chiedere alla Madonna la guarigione per questo piccolino. Io in quel momento mi rimasi pietrificata, perché il cuore di mamma mi diceva: oddio, come faccio a vedere mia figlia? Poi ovviamente, con il senno di poi, la motivazione è stata più forte, quindi ho messo da parte le mie paure, le mie angosce di mamma, e l'ho accompagnata in questo percorso. Lei l'anno scorso ci ha raccontato che faceva, lei lo chiamava sacrificio, in realtà è un moto di devozione. È un voto. È un voto per di devozione. Per noi è stato un vero e proprio voto. Teresa, allora voglio parlare un poco con Teresa. Tu hai fatto il volo dell'angelo e lo rifarai anche sabato. Sì. Che cosa provi rispetto al voto e alla promessa che tu hai fatto alla Madonna? Provo molta felicità e molta emozione. Allora, com'è stato cugino? È stato, quando io mi sono iscritta, è stato molto meglio. Al passare del tempo è migliorato. Quindi le tue preghiere sono servite a qualcosa? Sì. Una domanda. Sì. Teresa, ma da lì sopra, noi come sembriamo? Grandi o piccoli? Piccoli. Ma piccoli come? Piccoli piccoli? Piccoli più piccoli dei Minions. Ah, piccoli più piccoli, piccoli dei Minions. Piccoli. Sentiamo un attimo anche il cuginetto. Lui è il famoso Antimo. Lo so, è lui il miracolo. Antimo. Lui è il miracolato. Come stai? Bene. Ma bene bene? Sì. Ah, che gioia. E questa è una gioia meravigliosa. Quanto vuoi bene a Teresa? Le sei grato? Sì, tanto. Tanto. Benissimo. Questa penso che è una testimonianza davvero meravigliosa, una testimonianza che poi non parte dagli adulti, ma dai bambini. Sì, dimmi Tania. Allora, nel corso di quest'anno purtroppo abbiamo comunque dovuto affrontare altri due casi di malattia, tra cui quella di mio padre e quella dei due nonni, i due nonni, sia paterno che materno. E niente, la bambina comunque ha aggiunto altre preghiere per i suoi nonni. E devo dire che mio padre è stato operato di recente di melanoma con le metastasi. E il giorno delle prove della bambina abbiamo avuto la notizia che mio padre è guarito del tutto. Quindi non c'è una gioia più grande di questa. Avete davvero un angelo in casa. Viva Maria della Pace, sì, perché è miracolosa. Questa tua affermazione è bellissima, perché tu originariamente non sei di Giugliano, non conoscevi Maria della Pace, non eri neanche devota, sei diventata. Infatti ho avuto un attaccamento, mia figlia mi ha trasmesso, lei piccola, io mamma, mi ha trasmesso questo attaccamento che io non avevo, perché giustamente, non essendo di Giugliano, non avevo questo attaccamento come un vero e proprio giulianese. Di conseguenza ho ereditato pian piano mi sono avvicinata anch'io. Stasera è la seconda persona non nata a Giugliano che ci racconta di essersi avvicinata a Dio grazie alla Madonna della Pace. Io sono sempre stata devota, però della Madonna della Pace lo sono diventata ultimamente. Allora dobbiamo dare un incarico a Teresa. Ecco. Teresa, quando reciterai la tua preghiera, ringrazia per il cuginetto, per i nonni, e pensa a tutte le persone che hanno bisogno di una preghiera. A tutte le persone che hanno bisogno di una preghiera. Va bene? Sì. Ti affidiamo questo compito di pregare per tutti. Grazie Teresa. Grazie Teresa, in bocca al lupo per sabato, in bocca al lupo. Grazie. Ok, benissimo.